impegnarmi per fare ritornare Macerata il capoluogo della nostra meravigliosa provincia. Macerata deve ritornare il capoluogo della nostra provincia! Un'occasione irripetibile per fare giustizia rispetto a chi per tutti questi anni ha occupato le istituzioni per fare l'interesse dei partiti, per fare interesse dei soliti noti, per fare interesse di chi vuole toglierci il futuro e la speranza per fare appunto interessi di parte. Le Marche sono una terra straordinaria con delle imprese, degli artigiani straordinari, altro che i tedeschi, i belgi. Hanno così da correre, dovrebbero venire a scuola. Solo che il problema è avere imprese che possono competere con gli altri. Perché io in queste settimane nelle Marche sto percorrendo delle autostrade che non si possono chiamare autostrade. Andiamo da processo per sequestro di persona. Qua c'è una regione che dovrebbe andare a processo per sequestro di marchigiani. Sono tutti i tuoi vice sindaci questi. Tutti i tuoi vice sindaci. Anche perché ovviamente io sto apprezzando, amando le Marche, che sono una terra, permettetemi di dire da esterno, da turista, che probabilmente anche per scelta, per responsabilità, per incapacità, nel resto d'Italia e nel resto d'Europa, in questi anni si è venduta poco e male, perché avete un territorio stupendo, un mare stupendo, delle città d'arte incredibili. E io mi domando chi governava la regione, come passava il suo tempo se non promuovendo le bellezze delle Marche. Perché poi uno dice Macerata, nell'immaginario collettivo di qualche italiano che conosce le Marche, uno si ricorda i casini, lo spaccio, le sparatorie, gli immigrati. Ecco, io non ti chiedo miracoli, però sulla sicurezza non si scherza, perché la sicurezza è un bene di tutti. E quindi una città bella, pulita e sicura, dove i giardinetti siano per le mamme e per i bambini, non per gli spacciatori e i rompicoglioni. I giardinetti sono per le mamme e per i bambini, non per i tossici o gli ubriaconi. Questo è.